Ciao amiche e ciao amici, come sedurre una donna sfruttando il mito dell'uomo irraggiungibile? L'uomo irraggiungibile a livello, diciamo, archetipico detiene un forte ascendente sulla donna, perché è un sogno recondito di tutte le donne, potremmo chiamarlo la sindrome di Rossella, riferendoci al film Via col vento, diciamo. L'uomo irraggiungibile che appare irraggiungibile detiene un fascino assoluto sulle donne, quindi moltissime donne si coinvolgono, anche si innamorano anche segretamente di un uomo che apparentemente è irraggiungibile, come un uomo di un prestigio sociale elevato, un prete, il terapeuta, non so, comunque un uomo che appare, come dire, di un livello superiore, un qualcuno che non si potrà avvicinare facilmente. E quindi si può utilizzare deliberatamente questa tecnica apparendo irraggiungibili. Perché, ad esempio, molte donne si coinvolgono con gay? Perché è ciò che non possono conquistare, fondamentalmente. E nella donna c'è questo meccanismo atavico, questo imprinting transgenerazionale, che le spinge, diciamo così, a provare una naturale, istintiva attrazione per l'uomo irraggiungibile. Quindi, se tu riesci a far rivivere il mito dell'uomo irraggiungibile, non mostrarti mai come i comuni mortali, per cui devi sempre avere un forte alone di mistero, devi essere una personalità forte. Se sei sfigato, diciamo, non ce lo farai a utilizzare questo sistema, ma se hai una forte personalità e mantieni, diciamo, il giusto distacco, puoi sfruttare veramente a tuo vantaggio questo imprinting naturale, ancestrale che ogni donna vive. Devi soltanto avere la capacità di manifestarti come irraggiungibile. Allora si attaccherà, si innamorerà veramente di te. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!